Buongiorno a tutti, è venuta oggi a trovarci Suor Caterina Gasparotto della Fraternità Cavanis Buon Pastore dalla Papua Nuova Guinea. Una giovane congregazione religiosa che aiutiamo con molto piacere per le numerose attività missionarie che loro stanno realizzando. Suor Caterina, raccontaci un po' delle attività che fai in missione e di come sta crescendo la tua missione, perché è un'esperienza bellissima da ascoltare. Grazie Agnese, beh innanzitutto grazie a cuore amico che ci aiuta tantissimo. E allora sono 5 anni che siamo di Averena, saranno 5 anni ad ottobre e davvero i progetti che abbiamo avviato fin dall'inizio a livello di educazione, di agricoltura, di sviluppo sociale stanno veramente continuando. Partiamo dalla scuola, allora abbiamo 170 bambini alla scuola primaria che adesso è stata riconosciuta ed è una scuola parificata, quindi noi possiamo scegliere gli insegnanti e anche decidere il regolamento interno della scuola, e questo ci dà possibilità veramente di incidere sulle famiglie, di far capire che l'educazione è un valore enorme, importante, e stimolarli veramente a partecipare. Poi la scuola per adulti, siamo stati riconosciuti come centro e ce ne sono solo 2 in tutta la Central Province, che è un territorio molto vasto, come dire Veneto, Piemonte e Lombardia, e la gente cammina per venire a studiare. Quindi abbiamo ragazzi che hanno abbandonato la scuola e che quindi non hanno mai studiato, oppure abbiamo giovani donne, mamme, addirittura nonne che chiedono di studiare a livelli diversi, e quindi anche questo progetto sta andando avanti molto bene, sta proprio vedendo, sta alimentando il fervore insomma anche per le persone di capire il valore dell'educazione. Sì, noi vi avevamo aiutati, vero? Sì, sì, per la brossuratrice, per la rilegatrice dei libri. Praticamente dall'inizio abbiamo rilegato tutto a mano con un sistema molto artigianale, e adesso con l'acquisto di questa brossuratrice possiamo fare circa 80 libri all'ora. Tra l'altro il costo della colla è pochissimo, molto veloce, meccanica da utilizzare, quindi questo ci ha aiutato, anche perché stampiamo i libri per il FOD, questa scuola a distanza, sia i libri per la scuola primaria dei bambini più piccoli, e li stiamo anche pubblicando noi, cioè ce li stiamo proprio preparando partendo da zero. E poi abbiamo i ragazzi, abbiamo questo gruppo di 30 di ragazzi che stanno uscendo da situazioni di grande violenza, droga, e 12 vivono con noi, proprio dormono con noi, 4 hanno già fatto la patente e tutti loro stanno studiando e poi lavorando. Abbiamo costruito il noviziato, abbiamo spostato la formazione lì a Verena e il lavoro è stato fatto tutto dai ragazzi, coordinati da continui volontari che si alternano durante l'anno, che vengono giù per un mese, un mese e mezzo, 2 mesi. E anche qui vediamo dei risultati, insomma, i primi ragazzi che cominciano a essere proprio un riferimento per la comunità, per noi proprio un aiuto effettivo, poter guidare per noi, poter fare delle commissioni per noi. E poi lo sviluppo agricolo, abbiamo iniziato, adesso è quasi 1 ettaro che stiamo coltivando. Fino a gennaio era tutto manuale, tutto a mano, quindi con la vanga e il barile. E adesso è arrivato il trattore praticamente da gennaio, e chiaramente a parte la velocità del lavoro, proprio la gente viene a visitare il nostro orto, ci sta chiedendo se possono affittare il trattore, poi con chi non ha possibilità facciamo noi il lavoro per loro e dopo loro ci portano banane, vegetali, perché abbiamo una mensa, abbiamo 150 pasti al giorno tra bambini, ragazzi e le donne che lavorano con noi. E adesso, con l'occasione del mio viaggio in Italia, stiamo valutando di avviare un orto sinergico, visto che la terra non è mai stata coltivata, quindi una terra fertile che non ha bisogno di nessun tipo di trattamento. E visto che con l'orto sinergico si possono combinare le associazioni piante diverse che si aiutano per eliminare i parassiti o le malattie. Senza usare pesticidi. Senza usare niente che possa così nuocere alla natura che lì è bellissima. E con l'occasione stavamo pensando anche di partire con l'apicoltura, valutare la possibilità di avere anche le api per il miele. E ci sono 2 apicoltori in pensione che forse verranno giù, quindi questa è una nuova cosa che si affiancherebbe un po' allo sviluppo agricolo, che è fondamentale perché la terra non è coltivata, i bambini muoiono per malnutrizione quando c'è ogni ben di Dio, insomma basta educarli. E poi abbiamo aperto una casa per bambine vittime di abuso, ne abbiamo 15 che vivono con noi, e quindi si chiama Angel's House, la casa degli angeli, e quindi abbiamo avviato anche questa struttura per poter aiutare queste bambine così veramente, che altrimenti sarebbero abbandonate a se stesse, insomma. Sì, sì, sì. Ti ringraziamo moltissimo per questa testimonianza. Grazie a voi, veramente. E speriamo di risentirci presto. Sì, sì. Ecco, colgo l'occasione, visto che ci sono le festività imminenti, di augurarvi buon Natale e così
la speranza veramente che sia una tale di condivisione e solidarietà. Grazie di cuore. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.